Jingle Spot. www.pronosticoonline.com. Rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa. Venerdì 5 di febbraio anno 2016, amiche ed amici in ascolto di Audio Sport News, bentrovate, bentrovati, e questa è la rubrica del venerdì dedicata ai pronostici con il mago dei pronostici del sito pronosticoonline.com. Avete sentito il jingle, vi ricordiamo che sono già online tutte le rubriche di riferimento su Pronostico Online: l'Help Premier League, l'Help Liga, l'Help Bundesliga, l'Help Serie A, per aiutare a scommettere consapevolmente oltre che responsabilmente, e sono online anche ovviamente i pronostici del mago Alberto. Buongiorno mago. Buongiorno a te caro amico mio Guglielmo, buongiorno Alessandro, Gabriele, a tutti gli interconnessi in ascolto. Ciao mago. Buongiorno mago. Alessandro. Ciao. Solito, buongiorno. Buongiorno Guglielmo Timpano, buongiorno Gabriele, buongiorno al mago e a tutti. E Gabriele, che è stato presentato sia dal mago che da Alessandro Solito, sta per Gabriele Evangelisti di Audio Sport News. Ciao, buongiorno Gabriele. A tutti. Come andiamo? Bene, molto bene. Oh, allora aspettate, facciamo una cosa live, vediamo se risponde. Devo rispondere al telefono a un opinionista de Il Tribunale delle Romane, la trasmissione di riferimento in chiave giallorossa e biancoceleste, tutti i venerdì sul canale 18 e 518 di Rete Oro. Siamo in diretta su Audio Sport News ed è in viva voce Paolo Peroso. Ciao Paolo. Ciao Guglielmo, come stai? Tutto bene immagino? Molto molto bene, intanto grazie per aver chiamato in diretta senza sapere di esserlo Audio Sport News. Sono felice di averlo fatto, anche perché sto osservando una bellissima giornata mentre la mia squadra è partita alla volta di Genova dopo la conferenza stampa del mister Pioli, quindi aspettiamo domani sera l'anticipo del sabato, per si dice così, di una Lazio che viene dopo una partita assolutamente difficile. Eh già, tra l'altro sappiamo, conferenza stampa frizzantina quella di Stefano Pioli, i nostri web radioascoltatori la possono trovare tra pochissimo, è anche divisa per argomenti su Audio News Lazio. Carlo Paro Peroso, con te l'appuntamento è questa sera alle ore 21:30 sul canale 18 di Rete Oro. Sono proprio di sì, visto che ormai è diventato un appuntamento fisso e piacevole, visto che gli antagonisti sono lì di fronte a noi, quindi perché no? E con i cugini, come dice qualcuno, ma diciamo con quelli dell'altra parte del Tevere fa sempre piacere scambiarsi due chiacchiere. E allora, caro il mio Paolo Peroso, io ricorderei, salutandoti e dandoti appuntamento anche ovviamente a questa sera alle 21:30, ricorderei la trasmissione che curi sulla radio ufficiale della società biancoceleste, Lazio Style, che è una trasmissione bellissima perché a 360 gradi riguarda tutto il mondo biancoceleste e non solo all'interno dei confini italiani. È ripartita proprio ieri, lo devo dire, in una giornata molto difficile, senza ombra di dubbio. Lazio World è tornata in on air, come dicono quelli bravi, e mi fa piacere perché in questi momenti bisogna cercare poi di trovare un po' di consistenza, come si dice, o perlomeno un po' di collante. Non è facile, come i primi che devi rispettare, devi in qualche maniera far comprendere la difficoltà del momento e dare un po' di spinta. A stasera allora. A stasera caro Paolo, e se ne avrai voglia, visto che ti consideriamo parte integrante della famiglia anche di Audio Sport News, potremo commentare insieme lunedì quello che succederà chiaramente allo stadio, in una trasferta che per la Lazio si preannuncia certamente difficile ma non impossibile. Nothing is impossible. A stasera, ciao. Grazie a Paolo Peroso, una grande sorpresa su Audio Sport News e anche voce di riferimento in chiave biancoceleste quando la Lazio gioca allo Stadio Olimpico. C'è Paolo Peroso con la sua voce inconfondibile e inimitabile a dare tutte le informazioni di servizio. Oggi parleremo tra l'altro all'interno del Tribunale delle Romane con Paolo Peroso anche di quello che è successo nell'ambito di una partita che ha fatto molto discutere. Lazio-Napoli ha fatto discutere
discutere, lo sapete anche molto bene, non solo e non tanto per il risultato 2-0 per il Napoli, era anche pronosticabile, il mago dei pronostici di pronosticoonline.com l'ha pronosticato, il somma gol 2-4, vinto il Napoli 2-0, era anche pronosticabile una vittoria partenopea, ma ha fatto molto discutere la decisione dell'arbitro Irrati e ovviamente delle autorità competenti di interrompere e di sospendere la partita. Sul referto l'arbitro ha scritto che aveva chiesto di fare comunicazione ufficiale all'interno dello stadio olimpico da 10 minuti, ma la comunicazione ufficiale non arrivava. Oggi, in esclusiva al Tribunale delle Romane, avremo proprio Paolo Peroso che ci spiegherà quelle che sono state e quelle che non sono state le comunicazioni arrivate a chi avrebbe dovuto, attraverso l'altoparlante, ed è proprio Paolo, dare tutte le indicazioni ai tifosi di smetterla di fare cori razzisti contro la città di Napoli e contro Koulibaly. Quindi solo in esclusiva al Tribunale delle Romane capiremo se effettivamente è arrivata questa comunicazione 10 minuti prima dell'annuncio effettivo e della sospensione della partita. Appuntamento imprescindibile, improcrastinabile, quello col Tribunale delle Romane, trasmissione chiaramente che va in onda sul canale 18 e 518 di Rete Oro tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24. Torniamo ai pronostici del weekend del 6-7 febbraio 2016, il nostro mago dei pronostici che ha ascoltato con piacere, immagino, anche l'amico Paolo Peroso, è pronto con noi, vero Alberto? Certamente, un abbraccio a Paolo, sempre una bellissima persona come tutte quelle che partecipano ormai a questa grande famiglia che siamo in questo contesto sia radiofonico che televisivo del Tribunale, quindi un abbraccio anche a lui, sempre con piacere. E allora, caro mago, a te l'arduo compito di farci passare alla cassa, ricordandovi che tra poco troverete su pronosticoonline.com anche i pronostici di Sandrino Imperatore, dunque le dritte di Sandrino che ci farà passare alla cassa, già l'ha fatto in passato, però se c'è l'uomo giusto per passare alla cassa è proprio il mago Alberto. I pronostici del mago Alberto dall'ora di pranzo, quindi parliamo di 3 ore già abbondanti a questa parte, sono online, quindi li potete consultare, basta andare sul sito www.pronosticoonline.com, una sola O, la O di pronostico si elide con quella di online e diventa una sola, pronosticoonline.com, non vi sbagliate, e trovate i pronostici di mago Alberto 6-7 febbraio 2016, divisi chiaramente sabato 6 febbraio e poi sotto domenica 7 febbraio. Caro mago, ovviamente al di là dei pronostici che possiamo leggere attraverso il sito e sono quelli che pubblichi tutte le settimane, noi nel nostro collegamento in web radio ti chiediamo sempre qualche chicca in più, cioè ci dici i marcatori, ci dici i possibili risultati esatti, ci aiuti a passare alla cassa in maniera anche differente e trasversale. Benissimo, iniziamo con i marcatori, andiamo al sabato. In Inghilterra spicca un Liverpool-Sunderland. Il Liverpool di Jurgen Klopp non può mancare l'appuntamento con i 3 punti in questo match casalingo all'Old Trafford, quindi indico il bomber Benteke marcatore in questa partita. Come ormai è puntuale come il gol di Gonzalo Higuaín, facendo un parallelo con il calcio di Cosa Nostra, il gol di Aubameyang del Borussia Dortmund, tanto è vero che sono loro due, se non erro, i primi in corsa per la scarpa d'oro a livello europeo, appunto. E il gol di Aubameyang fuori casa a Berlino contro l'Erta, nella possibile e probabile vittoria del Borussia Dortmund, quindi Aubameyang andrà in gol anche questa volta, io penso. E allora noi ci auguriamo che sia così, perché significherebbe passare alla cassa, no? Mentre vedo Sandrino che con attenzione sta prendendo i giusti appunti, perché quando parla il mago bisogna sempre stare molto attenti. Beh, quando sento il migliore che parla io posso solo prendere appunti. Lusingato, dico troppo bene, ti ringrazio, ma è così, mago, il mio meglio. Per quanto concerne poi il calcio iberico, spicca un interessantissimo Atletico Bilbao Villarreal, e quindi qui ci affidiamo ai rispettivi bomber, ossia Mokolu per il sottomarino giallo e Aduriz per i baschi. Andiamo poi a un interessantissimo Chelsea-Manchester United. Anche qui penso che Rooney possa dare un dispiacere
ai tifosi di Stamford Bridge. Quindi questi sono i marcatori e andiamo a rimpinguare questa quota facendo alzare un pochino con la doppietta in Granada Real Madrid di CR7. E Sandrino solito è contento. Sì. Sandrino è contento quando dici CR7, si illumina, è gioia. Di Leo Messi nella facile trasferta di Levante per il Barcellona, dove io infatti ho pronosticato anche una vittoria con over per quanto concerne i blaugrana dell'ex trainer giallorosso Vixeriche. Mentre quando ci proietteremo, caro mago, verso la Premier, poi ti farò interfacciare anche con Gabriele Evangelisti, che cura per Pronostico Online la rubrica Help Premier League. La potete trovare solitamente un giorno dopo le partite. Così. Non sbaglio mai, però 100%. Ecco, ecco chi ha il famoso almanacco. Nel giorno dopo le mattine fa ridere. No, la potete trovare questa sera, sarà già online. Mi raccomando, non mancate, perché il nostro Gabriele è un grande studioso di Premier League. Sì. E abbiamo visto una rubrica, anche se eri all'esordio, nelle scorse due settimane, anzi, nella scorsa settimana, nell'infrasettimanale, estremamente ben curata. Quindi mi sento, da direttore di Pronostico Online, di farti i miei complimenti pubblici, caro Gabriele Evangelisti. Ti ringrazio. Poi se la pubblichiamo il giorno dopo le partite non sbagliamo mai. Mai. È impossibile proprio. È impossibile. Gabriele, sei pronto a interfacciarti col mago sulla Premier League? Sì. Sì. Bene, allora mago, quando lo ritieni opportuno, tuffiamoci nella Premier, anche perché Iafa o no Iafa il Leicester di Claudio Ranieri? Sul trampolino, pronto a tuffarmi. Vai, tuffati. Allora, per quanto concerne appunto Manchester City Leicester, domani 13:45, scontro al vertice, il battesimo del fuoco per il Leicester di Claudio Ranieri. Qua infatti io penso che a questo punto può accadere di tutto in questa partita. Infatti sul pronostico da me indicato ho messo un bel over 2.5. Si segna, può accadere, può finire a mio avviso con qualsiasi, da una parte Vardy e dall'altra Guerrero, che insomma esatto, o Mahrez o Sterling anche, quindi gli uomini coach ne sono molti. Io penso che Leicester abbia una manovra un po' più corale, un po' punti più sul collettivo che Claudio Ranieri, che io sempre ho stimato molto sia come tecnico che come uomo, ha plasmato a sua immagine e somiglianza, mentre il City va un po' più con l'individualità che magari a livello tecnico ovviamente ha il tasto maggiore. Quindi veramente una partita che sfugge da ogni pronostico. È vero, il Leicester gioca veramente di squadra. Ho visto la partita contro il Liverpool martedì, continui raddoppi sull'avversario, non sbagliano mai un pallone, anche tecnicamente non sono scarsissimi. Ho visto un'azione tutta di prima, sono andati in porta. Sicuramente una bella partita che può essere, può finire veramente in over 2.5. Con l'over 2.5. Poi altra interessantissima partita, sempre d'oltre manica, sempre sabato a ore 16, è Stoke Everton, la coppia Lukaku Mirayes contro Arnautovic e Bojan Kercic. Io qui ho pronosticato un somma gol da 2-4. Sì, ci può stare. L'Everton che è tornato a vincere dopo un periodo nerissimo. Sì, nel turno precedente di... sì. E lo Stoke che comunque anche lui dopo un avvio molto importante in cui aveva inanellato diversi successi, sta passando un momento di crisi un po' particolare, però i numeri ci sono tutti, hanno due attacchi veramente tecnici, da una parte c'è Lukaku che ha quota 15 gol e dall'altra ci sono diversi giocatori che possono impensierire la squadra di Cosa di Ibra. Sì, vero. Potrebbe finire, a me ispira anche come probabile risultato esatto, un 1-1 e tutti contenti. Beh, 1-1 risultato esatto ci permette di azzardare anche un X come segno finale in schedina.
perché no? Esatto. O un X alternato, come ci ha insegnato a giocare il mago Alberto, X primo tempo o X finale, eh? Perché no? Poi sempre in Inghilterra, Tottenham Watford, ok, qui il Tottenham di Pochettino tra Water Lane non può mancare i tre punti, e il bomber Harry Kane, autore di una doppietta nell'ultima esibizione degli Spurs, no, penso che dia ancora continuità a infoltire il suo bottino di reti, e quindi farà ancora felici i tifosi di casa con una delle sue marcature. Beh, tra l'altro uno degli apologeti in Italia del Watford è proprio Alessandro Solita. Eh sì, bisogna rendere onore al presidente Pozzo, perché dopo il Granada e l'Udinese veramente sta facendo cose stupende in Inghilterra. Forse fai un po' meno, Sandro. C'è Igalo, no? Anche lui, gran bomber. Vedano e Igalo, come no, lo ricordiamo da quei tempi proprio. Ex Udinese che sta facendo molto bene al Watford, che tra l'altro ha pareggiato con il Chelsea nel turno precedente 0-0, e negli Spurs c'è un altro giovane che è molto molto interessante, che è Alli, autore di 7 reti Alli a sole, non credo, a soli 19 anni, offensivo. Sì, ha fatto più reti di Lampard ha fatto più reti di Lampard e Scholes per la sua età, insomma è un gran bel centrocampista. Poi il orbita nazionale, oggi già lo sto seguendo, si dice che se continua infatti su questi livelli sia anche uno dei probabili convocati per l'Europeo di Francia nel prossimo giugno. Sì, si dice sia il nuovo Pogba. Queste esagerazioni, però, anche perché Pogba, anche perché Pogba ha 20 anni. 12 anni Pogba, ma come fa a essere il nuovo Pogba? Come la vedi uno e over 2.5 in Tottenham Watford, Mago? Il Watford comunque ha una fase difensiva non di abbastanza discreta, infatti il Chelsea ha impattato lo 0-0, quindi l'uno lo vedo, però per cautelarmi magari farei over 1.5, uno con over 1.5, che la quota è sempre buona tra 1.70 e 1.75, quindi è allettante visto come il livello di difficoltà della partita per il padrone di casa. Quindi over e 1 con over 1.5 per me è più che buono come esito finale. Bene. Bene, bene. Mentre abbiamo parlato di Pogba, adesso entriamo anche un attimo nel campionato italiano. Pogba della Juventus, per la Juve è brutta tegola, giocatore che è stato anche cercato dalla Roma nel calciomercato di gennaio. Cáceres è stato operato, tendine d'Achille, ne avrà per almeno 4-5, se non 6 mesi. Sembra. Stagione finita. Stagione evidentemente finita. Mentre la stagione potrebbe essere, sempre a proposito di Serie A, per la gioia dei tifosi romanisti, ricominciata oggi. Quella di Kevin Strootman, che è sceso in campo 45 minuti, i primi 45 minuti in una partita ufficiale con la Roma Primavera dalla seconda operazione, anzi dalla terza in realtà operazione, e ha fatto anche gol su calcio di rigore, e quindi bentornato Kevin Strootman per un Cáceres perso, uno Strootman ritrovato nella Serie A. Un grande in bocca al lupo a questo grande campione Kevin Strootman, tornando in campo oggi nell'anticipo della Primavera, appunto vittorioso al campo del Sacco a Trigoria, dove non solo ha fatto 45 minuti su buoni livelli, ma come detto te infatti ha scaparato anche la gioia di tornare a un gol in una gara ufficiale, facendo gol dagli 11 metri. Quindi, allora adesso caro una complimenti. Caro il mio mago Alberto, ci proiettiamo in chiusura di collegamento, ci proiettiamo sulla Serie A, la massima competizione italiana. E allora, pronto Alessandro Solito? Prontissimo. Pronto Gabriele Evangelisti? Prontissimo. Pronto mago Alberto? Prontissimo. Guarda, visto che i pronostici già sono evidenziati nel sito, appunto. Sì. Non vado a ripeterli, ma indico per ogni partita due risultati probabili esatti. Ah, e io prendo appunti, pensa un po', siamo qui apposta, dai. Vai. Allora, cominciamo con Bologna-Fiorentina. Io leggo anche, a beneficio dei nostri web radio ascoltatori, leggo anche quello che tu hai scritto su pronosticoonline.com, i pronostici del mago Alberto. Trovate i pronostici di tutte le partite possibili e immaginabili della weekend, quindi la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier League, la Championship sempre in Inghilterra, la Ligue 1 e la Ligue 2 in Inghilterra,
la Serie A, la Serie B e poi la Lega Pro, la Liga, la Superliga Svizzera, la Superliga Turca. Insomma, il mago Alberto mette il naso ovunque si calci ad un pallone, e questo lo fa con una grande professionalità, perché i suoi non è che sono pronostici solo ispirati da una stella propizia, ma lui ci mette tanto studio, tanto studio, e questo poi porta i suoi frutti. Allora, il pronostico istituzionale su pronosticoonline.com dato per Bologna-Fiorentina è un X alternativo, o primo tempo o finale. Questa è una quota che solitamente, mago, mi confermi, va tra gli 1,60 e 1,70. Confermatissimo. E infatti indico probabile il risultato finale o 1-1 o 2-2. Oh, un bel pareggio con gol, quindi Bologna-Fiorentina. Caro Alessandro Sollito, Bologna-Fiorentina cosa ti ispira? Noi allora partiamo dal pareggio con gol del mago, un X alternativo o i risultati esatti 1-1, 2-2? Questo ha detto il mago Alberto. Secondo me io prevedo un bel X fra Bologna e Fiorentina e azzarderei anche destro marcatore. Oh là 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 là, va Evangelisti. Io dico gol e over 2,5, perché sono squadre che si divertono, giocano bene, segnano tanto, perché ecco, il Bologna era andato avanti di 2 reti, poi si è fatto raggiungere dalla Sampdoria, la Fiorentina aveva segnato il primo gol e poi si è fatto raggiungere alla fine, Zarate ha fatto un gol mostruoso, e quindi esagerare, secondo me è un gol ex Lazio, ragazzi lunghi che sono 10 le partite, arriviamo a notte, so. Gol e over 2,5. Oh, bravo. Io se dovessi, ma non sono mago, ma se dovessi mai esserlo, andrei con l'1-1 del mago Alberto e proverei un 2-1-1-2. Poi se ci volete mettere 4 risultati esatti ci mettete anche il 2-2 del mago Alberto e abbiamo preso tutto il possibile immaginabile, cioè vedo e siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, ci stupirebbe il contrario. Vedo una partita con gol da ambo le parti, con probabilmente un over come ha detto Gabriele, e con la possibilità più che credibile che alla fine termini con pari gol da Fiorentina, una parte che non vince da 4 turni fuori casa, quindi attenzione, abbiamo un contributo audio di Paolo Sosa. Oh, va bene, Paolo Sosa, non lo fare più. Va bene, va bene. Genoa Lazio, caro il mio mago Alberto, partiamo da te. Tu hai pronosticato Lazio, somma gol da 2-4. Sì, infatti, perché indico o 2-1 o 1-2 o 1-1. Oh, 2-1, 1-2 o 1-1, quindi è una partita certamente equilibrata con gol. Il nostro Alessandro Sollito cosa pensa? Ma io azzarderei una bella combo gol e over e un risultato esatto 2-1 per il Genoa. Ok, quindi rimaniamo sempre su quel range di la partita. Come abbiamo letto, allo stesso modo Bologna-Fiorentina, come la legge Gabriele Evangelisti, tifoso Lazio DOC, e anche uno dei responsabili come vice capo redattore, sono due, dice, di Audio News Lazio. Sì, allora, siccome diciamo che la Lazio sta attraversando un momento particolare tra alti e bassi e il Genoa non mi piace proprio come squadra, io prevedo un X per il momento della Lazio, va bene, va bene. E io credo, caro il mio mago, che quel bel X alternativo che mi hai insegnato tu, primo tempo o finale, possa essere una buona strada percorribile, ma la lettura del match è esattamente sulla linea e sulla stessa lunghezza d'onda che hai espresso te, che ha espresso Alessandro Sollito e che ha espresso anche Gabriele Evangelisti. Fino a questo momento abbiamo una lettura univoca delle partite, ragazzi, non ci stanno divergenze d'opinioni. Andiamo a domenica, Verona-Inter. Tu hai pronosticato somma gol 1-2-3, giusto? Giusto, qui infatti prevedo o 0-1 o 1-2 o 1-1. 0-1, 1-2 o 1-1. Esatto. Fiorentina e Juventus, due con l'handicap, qui per me ripeteremo la Juventus schiaccia Sassi, quindi vedo proprio 1-0-2, 1-0-3 o 1-3 a favore della Juventus di Allegri. Quindi l'X che ho sognato questa notte non lo ritieni probabile?
è molto molto improbabile, ipotesi assai remota. A quanto lo danno l'X in agenzia dal mago Alberto? A 8. Ospita, oh caspiterina. Lei sa che io ho messo da parte in queste ultime due settimane un gruzzoletto niente male. Dilapidarlo tutto sull'X non sarebbe, guarda, consigliabile, vero? Ho dilapidato io perché me lo sono giocato al virtuale, quindi... Ma no! Ma no! Ma come? Ma erano i miei soldi! Cosa? Vabbè, in effetti però il mago, guarda, ha ragione. Tu lo sai, quello che è tu è mio, quello che è mio è mio, quindi... Quello, guarda, che è dato te. Guarda, una cosa simile me l'ha detta uno zingaro l'altro giorno quando l'ho trovato dentro la mia macchina. Dice, guarda, quello che è mio è tuo. Sì, però vattene. Io ho risposto, va bene, no, va, scherzi a parte, ovviamente. Si può dire zingaro in radio? Infatti ti sto dicendo, detto zingaro. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Ti dico questo, caro il mio mago Alberto, però hai ragione. Perché noi sottolineiamo sempre, lo facciamo anche adesso, perché me l'hai ricordato, la necessità, l'importanza di giocare responsabilmente. Quindi mai giocare più di quello che ci si può permettere. Io, però vale coi soldi propri, cioè, non coi soldi degli altri. Responsabile così. Certo. Ho giocato insomma che tu hai vinto, non dico per privacy, però certo, io non ho perso nulla, quindi sono stato è molto giusto responsabile con il mio portafoglio. Ma no, ma come no, ma col proprio portafoglio l'importante è essere responsabile, con quello degli altri vabbè, sarà quel che sarà. Va bene, grazie mago, con amici così non ho bisogno di nemici, a posto. A mago, detto tra di noi, ma al virtuale hai vinto o no? Ti ricordi lo scherzo di proiettili quando faceva l'avvocato? Non può dire. E qua c'è se... Qui se inculano. Mi sa che ho capito, mago. A posto così, grazie. In grande amicizia. Milan Udinese. Sì, 2-0, 2-1 e 1-1. Un rullo compressore il Milan di... Sinisa Mihajlovic. Va bene, visto che è una partita interessante, io chiedo anche ad Alessandro Solito, tra l'altro il pronostico sul sito pronosticoonline.com lo potete trovare ovviamente online, è uno primo tempo o finale, dunque un uno alternato, il pronostico del mago Alberto, che adesso ci ha dato anche in esclusiva su Audio Sport News i possibili risultati esatti di questo uno alternativo. Alessandro Solito, Milan Udinese. Udinese, momento difficile, venderà cara la pelle a San Siro, per me è un bel 1 e under o X e under, ma difficilmente il Milan perderà domenica. Anche perché comunque l'Udinese concede poco, si arrocca sempre molto. Sì, anche con la Lazio 0-0 ha concesso poche... Lazio insegna con sì, anche quello è vero, anche quello è vero. Con l'Empoli ha subito un solo gol e poi il Milan viene comunque dalla vittoria del derby, che noi romani sappiamo come può cambiare una stagione, quindi secondo me anche un 1 e under 2,5, anche secondo me. Napoli-Carpi, leggo sui pronostici del mago su pronosticoonline.com, over 2,5, mago, sii più preciso. Napoli-Carpi 3-0, 4-0, 3-1. Bene, vedo che c'ha grandi possibilità il Carpi di uscirne illeso, eh? Beh, se il Napoli scende in campo come ha fatto nelle ultime 7 partite, per il volenteroso e orgoglioso Carpi, penso che ci sia solo da farsi il segno della croce e basta. Però c'è da dire, Alessandro, che il Carpi in questo momento, e non c'è scherno goliardia nei confronti dei tifosi biancocelesti, questa è anche una rubrica super partes, sembra essere molto più in forma della Lazio, per esempio. Sì, ha un... E chiediamo poi anche al laziale, certo, Evangelisti dopo Sandrino. Certo. Perché non voglio che sembri una... Senti, mago, lasagna, certo. È lasagna. No, no. Però lasagna lo devi far giocare a San Siro, se non rende. È vero, no, c'è ritrovato Kevin Lasagna, però... Napoli-Carpi è una bella combo, 1 e over 3,5, perché secondo me che non vincerà col Carpi ma li distruggerà sportivamente. Beh, per quanto riguarda, sì, anche secondo me per quanto riguarda Napoli-Carpi sarà così. E quello che ha detto prima Guglielmo sulla Lazio, il Carpi non è tanto la continuità dei risultati, perché poi la Lazio prima di Napoli veniva da 7 risultati consecutivi, ma più come giocano le due squadre. Il Carpi sembra proprio con la voglia, con la cattiveria, cerca in tutti i modi di restare in Serie A, perché ecco, anche con la Fiorentina
ci è mancato poco che strappavano un punto, poi Zarate l'ha messa sotto l'incrocio, ha fatto il gol della domenica e va bene, però è una squadra che combatte e lotta, però contro questo Napoli la vedo proprio spacciata. Bene, non per i Carpi, ovviamente un po' meglio per il Napoli. Sassuolo-Palermo, una partita questa, quasi segno di carrellata, 1-0, 1-1, 2-1, lo stesso dicasi per Torino-Chievo e anche Atalanta-Empoli. Tutti uguali? 1-0, 1-1, 2-1? Sì, per me sì. Tutte vittorie casalinghe o comunque squadre di casa che non perdono, con la possibilità 1-1. Difficilmente vedo il segno 2 in queste partite. Sassuolo-Palermo, il mago Alberto ha dato 1 primo tempo o finale, dunque un 1 alternativo. Torino-Chievo, il mago sul sito, ha dato somma gol da 1 a 3, mentre Atalanta-Empoli somma gol da 2 a 4. Per tutte e tre le partite il mago ci ha appena dato i possibili risultati esatti, che sono sia per Sassuolo-Palermo che per Torino-Chievo che per Atalanta-Empoli 1-0, 1-1, 2-1 per la squadra di casa. Arriviamo al piatto forte, ragazzi, qui vi coinvolgo tutti partendo dal mago Alberto, che per Roma-Samp, posticipo della domenica sera 20:45 Stadio Olimpico, ha pronosticato un 1 fisso. A te, mago. Esatto, il ritorno di Spalletti, comincia a essere evidente la mano del tecnico di Certaldo sulla trasformazione che sta avendo la squadra, sia sotto l'aspetto morale, mentale, tattico, tecnico e anche atletico. Quindi non può non dar continuità alle vittorie con Frosinone e Sassuolo. Dalla serie non c'è 2-3, prendendo questo match con la giusta concentrazione, ripetendo soprattutto i primi 45 minuti di Sassuolo, che ancora tutti ci soffriamo gli occhi. La Roma va a Dama con l'intera posta, quindi prevedo o 2-0, o 2-1, o 3-1 per la Roma. E ti ricordi anche che l'altro ieri sera ti ho fomentato su un discorso riguardante la Roma. E neanche poco! E neanche poco, mago! Al prossimo calendario, che le prossime giornate di calendario, quindi bisogna crederci più che mai. È vero, il mago è molto molto da romanista, oltre che da amante del calcio, è molto molto ottimista sul calendario che vedrà la Roma affrontare partite non irresistibili a partire da Roma-Samp, e che vedrà invece altre squadre sopra la Roma in classifica impegnate anche in scontri diretti. Quindi questo sì. Ripetici i probabili risultati esatti di Roma-Sampdoria. 2-0, 2-1, 3-1. 2-0, 2-1 e 3-1, i probabili risultati esatti, 1 segno fisso in schedina per il mago Alberto. Ti chiedo per curiosità, mago, se io andassi adesso a via Candia 141B, dove c'è l'agenzia più bella di tutta la capitale, un gioiello, quello che ha messo su il nostro mago Alberto, e venissi a prendermi un caffè dal mago, il mago quanto mi quota la vittoria della Roma l'1 in schedina? 1.45. E non è poco. No. È al 45%. È molto allettante, infatti. Bella quota. Alessandro Solito, Roma Sampdoria. Sampdoria che ricorda e rievoca degli incubi del 25 aprile. Roma Samp, allora, per i nostri amici romanisti consiglio un bell'1 fisso, come me lo giocherò io in schedina. Per i non romanisti andrei sul sicuro con un gol over 2.5, perché... Ah, lo prende il gol la Roma? Sì, la Roma è sempre solita prendere il gol, ma a parte qualche inciampo che poi abbiamo visto con i pareggi ultimamente, la Roma queste partite le vince. Poi ovvio, se lo dovessimo prendere, in ogni caso prenderemo una bella combo, perché a quanto è quotata gol over, mago? Roma-Sampdoria? Sì. Lo dico solamente un attimo che... E per la rubrica metti in difficoltà il mago, chiediamogli tutte le quote in tempo reale. Già ce l'ho, ecco, fatto.
a 2.30. È mica male. Gol e over, tra l'altro, rientra nei possibili risultati dati dal mago di 2-1 e 3-1. Sono entrambi gol e over 2.5. E Gabriele Evangelisti, vecchio cuore giallorosso, vai. No, ma anche no. Manco a contraddire il direttore, però. No. Che modo? No, secondo me la Sampdoria è ostica per la Roma, soprattutto per i trascorsi passati. Prima mi avete punzecchiato sulla Lazio, adesso io diciamo metto il coltello nella piaga e giro il coltello nella piaga. Quindi dico X primo tempo, X finale. Un X alternativo. X alternativo. E va bene, potrebbe essere un 1-1 primo tempo, dai, così passa in cassa Evangelisti, e poi 3-1 per la Roma, così passano tutti in cassa anche il mago Alberto e Alessandro Solito. Anche fosse bene. Finale, comunque un punticino lo strappate qua alla Solito, fine. Smetta. Va bene, va bene, va bene. Caro mago Alberto, il mago dei pronostici del sito pronosticonline.com, ricordiamo come fare a venirti a trovare in agenzia? C'è già chi l'ha fatto, sento, perché il nostro mago è impegnatissimo. Vabbè, è giusto, sta lavorando, sta lavorando. Il mago ve la faccio ascoltare io. Allora, ascoltate con attenzione, perché questo è il modo per andare a trovare il mago. Il mago dei pronostici del sito www.pronosticoonline.com vi aspetta nelle sue agenzie Stanleybet a Roma, in zona Marconi, in via Giuseppe Bagnera 44 e nella nuova esclusiva sede di via Candia 141B. Bonus di benvenuto per chi apre un conto online dal mago Alberto. Se caricate 5 euro, il mago ve ne accrediterà 15. Se caricate 10 euro, il mago ve ne accrediterà 25. Per maggiori informazioni cliccate mi piace sulla pagina Facebook Agenzie Stanleybet di Mago Alberto e seguite sempre i pronostici del Mago Alberto in esclusiva sul sito www.pronosticoonline.com. Per passare la cassa ci potete scommettere. E allora, caro mago, abbiamo ricordato anche come arrivare da te, via Candia 141B. Grazie carissimo, grazie Guri, con incredibili bonus di benvenuto ovviamente. Quelli sì, perché la generosità del mago è proverbiale. Quindi, soprattutto per chi apre un conto online, ricordo, fino a una carica di 25 euro regaliamo il 100% di bonus. È perché il mago è matto, cioè. Caricate 25, vi dà il 100% di bonus sopra e vi dai consigli anche giusti per poi vincere il doppio, il triplo o 4, 5, 6, 10, 20, 100 volte la posta. Fate voi i consigli, sono quelli del mago Alberto alla cinese. Ormai la Cina ha monopolizzato il mondo del calcio, tocca un po' imparare a parlarlo il cinese, mago. Giustamente la invasione gialla, no? La globalizzazione del commercio, adesso anche vogliono fare la CSIA che sono campionati, quindi bisogna stare a passo coi tempi. E come no, come no. E allora diventerai presto il mago Alberto, così ci darai pronostici anche sulla prima divisione cinese, il Guangzhou e compagnia bella. Grazie mago! Grazie a voi, sempre un grande piacere, un grande saluto a tutti quanti, buon weekend, ci sentiamo presto, volentieri, e chiudo con il mio essere fazioso sempre dagli aromataie, si può dire? Oh, come no, ma l'ha già detto, quindi certo che lo può dire, lei può fare come crede, lei è il mago. Per l'appuntamento invece nostro personale, caro mago, come sempre ci sentiamo tramite WhatsApp
5 minuti prima dell'inizio delle partite, quando ti chiederò una giocata di 25 gare più IVA, come sempre facendoti impazzire last second, va bene? Povero. Va bene, io ci conto, mi raccomando. Povero Mago. Il Mago si preoccupa, se lo chiamo mezz'ora prima dell'inizio delle partite, il Mago dice: oh, ma che te stai? Che è successo? Che cosa hai fatto? Povero Mago. Si passa alla cassa come si può. L'importante, ricordiamolo sempre, il Mago è il primo a farlo perché è molto molto attento su questo. Giocate responsabilmente, responsabilmente. Il gioco anche il motto. Meglio sempre incassare che incassare. Esatto, esatto. Però per poter incassare e non incassarsi, dovete sempre tenere a mente che il gioco è divertimento, non è investimento. Grazie Mago Alberto. Grazie a voi, un abbraccio e a presto, buon weekend. Ciao. Ciao Mago. www.pronosticonline.com, la O di pronostico si elide con quella di online, trovate tutto, Help Premier League tra 2 ore circa online, già sono online invece Help Liga, Help Bundesliga, Help Serie A, a cura rispettivamente Help Serie A ed Help Liga di Flavio Maria Tassotti, che potete vedere questa sera anche nella postazione PC del Tribunale delle Romane, con delle veramente sorprese incredibili questa sera per il Tribunale delle Romane, canale 18 e 518 del digitale terrestre, e avremo in esclusiva anche Paolo Peroso, che è speaker dello Stadio Olimpico, che ci dirà tutto quello che è successo, anche le comunicazioni che sono arrivate e quelle che non sono arrivate su in tribuna stampa al momento della partita, con i cori razzisti per Koulibaly. Avremo tutto in esclusiva, poi il cammino della Roma, poi i prestiti della Roma, perché la Roma ha fatto tantissimi prestiti come l'Inter, allora entreremo nella contabilità della Roma. In chiave Lazio analizzeremo il momento della squadra di Stefano Pioli e lo faremo ai raggi X con delle schermate da non perdere questa sera, venerdì sera, come tutti i venerdì, canale 18 e 518 del digitale terrestre, il Tribunale delle Romane. Va bene, pronosticoonline.com l'abbiamo ricordato, ci sono anche i pronostici del Mago Alberto, tra pochissimo online i pronostici di Sandrino Imperatore, questi che troverete come tutti i venerdì chiaramente sul sito di riferimento per i pronostici, e poi vi ricordo l'appuntamento, sono già online i consigli per il fantacalcio del nostro bravissimo Emiliano Donati, altro straordinario rappresentante biancoceleste di pronosticoonline.com, ma anche del Tribunale delle Romane. Alessandro Sollito, il pensiero finale per questo weekend che stiamo accingendoci a vivere. Beh, gridiamo tutti insieme Forza Roma, e che vinca o che perda. No, mi dissocio, mi dissocio assolutamente. Ma che pensiero è? Mi dissocio. Gabriele Evangelisti vuole fare un pensiero un po' più costruttivo? Certo. Allora, saluto intanto. Grazie tutti Gabriele. Quelli che ci cosa? E poi gli ricordo di seguirci sempre su Audio Sport News, perché le notizie passano da noi. Tutte le notizie passano da Audio Sport News. Audio Sport News. Vi ricordiamo Audio News Lazio, tutte le notizie sul mondo biancoceleste 24 ore su 24, e Audio News Roma, tutte le notizie sul mondo giallorosso H24. Grazie Gabriele Evangelisti. Grazie a te Guglielmo Timpano. Grazie Alessandro Sollito. Grazie Guglielmo Timpano. Grazie soprattutto al Mago Alberto, ovviamente, per i suoi consulti del venerdì. Grazie e soprattutto veramente a tutte e a tutti voi per la fedeltà d'ascolto. Pronostico Nair torna venerdì prossimo, ma lunedì torna il Tribunale On Air, sempre su Audio Sport News. Ciao a tutti, buon weekend. Tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24 vedi il Tribunale delle Romane su Rete Oro, canale 18 e 518 del digitale terrestre. Il Tribunale delle Romane su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, dove potrai vedere le ultime puntate. Vieni a trovarci!